appuntamento qui la reggia qui si sana questa rassegna letteraria e abbiamo raffaele schettino direttore di metropolis che ci parlerà di questa bellissima iniziativa la Perico vespucci la nave più bella del mondo ah, intanto è il, è il primo volume di una collana che si chiama terra nostra e con la quale noi vogliamo raccontare le eccellenze di questo territorio attraverso le, diciamo, I volti positivi. Abbiamo scelto il Vespucci perché questo è l'anno in cui ricade il novantesimo anniversario del Varo e, e abbiamo avuto l'opportunità di raccontare i 416 giorni in cui Castellammare costruì il veliero e, e abbiamo voluto intrecciare la storia del, del Vespucci con la storia di chi l'ha visto crescere, di chi l'ha costruito e ovviamente della città che è stata la culla del Veriero. Un volume molto bello, un'altra cosa importante, che il 30% viene devoluto. Beh, questo, in, in occasione di questa serata particolare, il 30% lo abbiamo devoluto alle attività parrocchiali eh, del rione dell'acqua della Madonna, e nel, nella, nello specifico alle attività... Rivolte ai minori, e credo che sia doveroso in, una, in un discorso di rete e di sinergia eh, aiutare e aiutarsi sul, sul territorio. Il giornale molto seguito Metropolis. Invitiamo a tutti i cittadini, non solo della città di Castellammare, di acquistare sempre, sempre, sempre questo quotidiano. Grazie, è importante sostenere i giornali, sostenere l'informazione. È quella di qualità perché i giornali rappresentano un faro acceso sul territorio. Senza i giornali, questi territori non avrebbero voce. Professoressa Diana Corosella stasera in veste eh, di moderatrice, le facciamo i complimenti per parlare di questa Maririco Vespucci, una favola che continua ancora. È una leggenda stabiese no? che porta alto il nome di Castellammare nel mondo. E che mh, viene vista un po' dal, dai vari redattori, dai vari autori dei capitoli come a me piace la definizione mobilis immobile, cioè eh, il Vespucci è di per sé una nave che quindi è deputata al movimento, ma viene da loro vista attraverso il movimento sì eh, nei mari, ma anche nel mare della storia, a stabiese, eh, locale, campana, a tratti nazionale e a tratti anche internazionale. quindi nel secolo breve, nel Novecento. Come la vita di Castellammare, delle maestranze, delle famiglie è andata ad intersecarsi con quella del, del cantiere e in che modo nave Vespucci, che sembra ecco, questa favola meravigliosa, la nave più bella del mondo, nasconde dietro di sé il lavoro di tante generazioni di eh, operai che hanno fatto sì che la maestria degli operai appunto stabiesi fosse quasi unica al mondo. E che, come abbiamo sentito dalle parole commoventi della mm, mamma, moglie, nuora di eh, uomini che hanno mm, vissuto e vivono la vita del cantiere, eh, ha dato la forza a queste famiglie di portare avanti le loro famiglie, ma il cantiere stesso. Sappiamo appunto dalla lettura del testo, che ci sono stati momenti della storia in cui sono state le maestranze, le famiglie a far sì che il cantiere non chiudesse. Assessore Calì con l'Americo Vespucci conosciuta in tutto il mondo, ma noi abbiamo anche tante ricchezze, tanti talenti a Castellammare, una città che non finisce mai di stupire. Sicuramente noi abbiamo un patrimonio veramente eh, inestimabile, da un patrimonio culturale, storico, artistico, archeologico, enogastronomico, religioso, ambientalista, cioè abbiamo veramente un patrimonio immenso e noi su questo stiamo veramente puntando molto, puntando per far sì, per la valorizzazione non solo, ma anche per implementare, farlo conoscere e eh, salvaguardarlo. Ecco, questo è un altro tema importante, la salvaguardia anche del patrimonio. E tutto questo fa cultura. La cultura che è veramente il cardine, la base su cui si, va, si può costruire un presente e si può meglio programmare il futuro. Quindi noi stiamo investendo molto in cultura, stiamo investendo, ritenendo la cultura come veramente l'economia della cultura, come veramente l'elemento cardine per poter eh, mutare non soltanto sotto il profilo urbanistico ambienti degradati e marginati, ma anche e soprattutto sotto il profilo socio-economico. L'assessore De Stefano concludiamo questa sera gli eventi. 12 appuntamenti di un grande successo, molto seguito. Eh, sì, buonasera, innanzitutto la manifestazione si è conclusa. Eh, direi in maniera egregia e splendida, eh, in questa bellissima cornice. È un evento diciamo, di grande spessore culturale che, come ha sottolineato anche il procuratore generale Riello, eh, rappresenta sicuramente un elemento eh, fondamentale per il rilancio e la rinascita di questa città, anche dal, da questo punto di vista culturale. Nell'ultima serata non poteva mancare per Luigi Fiorenza. Stasera, grande orgoglio. Stabiese con l'Amerigo Vespucci è stata ricostruita la storia non solo del cantiere, ma della nostra città e del territorio. Grandi interventi, un bel pubblico. E devo dire che l'appuntamento di stasera ha chiuso degnamente una grande rassegna. Però permettetemi, voglio ricordare un qualcosa che per la prima volta. A Castellammare una rassegna letteraria è stata organizzata da un'amministrazione comunale, in questo caso l'amministrazione Cimmino, altre volte. L'amministrazione comunale ha patrocinato, ma mai organizzato. E quindi se stasera si è parlato anche con il Procuratore Generale della Corte d'Appello di Napoli, il dottore Luigi Riello, che la cultura deve essere il volano dello sviluppo del nostro territorio, anche questa manifestazione allora, potrebbe autenticamente farci capire che la cultura. Può offrire tantissimo, come ha detto il procuratore, quando si parla di cultura non c'è male, non c'è camorra, non c'è mafia, c'è soltanto la parte migliore.